Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo video di Minecraft Ita Tutorial. Allora ragazzi, come dal titolo, oggi vi mostrerò come fare una farm di polli. Quindi ragazzi, allora vi spiego subito, andando qui già ho fatto la farm di polli in sé per sé. Vi faccio vedere il meccanismo ragazzi. Comunque qui i polli non despawnano ragazzi, perché sto in modalità relax, quindi spawnano in modalità facile e in survival. Comunque ragazzoli, qui abbiamo un raccoglitore di polli che farà spawnare delle uova dentro l'hopper, che andranno a finire il dispenser, che a sua volta il dispenser manderà un impulso al comparatore verso di Peter, comunque che farà un giro completo, attiverà un loop, un tick, che manderà sempre lo stesso segnale al dispenser, che sparerà le uova contro il vetro e farà spawnare le galline. Intanto stanno piovendo, fantastico. Comunque farà spawnare le galline piccole, crescendo andranno a sbattere contro la lava, bruceranno e vi darà la carne cotta con le piume. Comunque ragazzi, qui sopra ho messo il vetro e delle slab per non far uscire le galline. E ora vi state chiedendo a cosa serve questa lampada di pietra rossa. Ragazzi, quando è attiva manderà un impulso al repeater verso il blocco, che bloccherà quest'hopper che sta sotto il dispenser, per non far raccogliere tutte le uova che cadranno dall'hopper al dispenser. Quindi ragazzi, a cosa serve questa piccola lucetta? Serve a far capire se il meccanismo è attivato. Il meccanismo però, attenzione, il meccanismo che fa cadere le uova, se casomai ci servono le uova, logicamente, che ne so, per fare una torta. Se ora ad esempio prendo e spengo la lampada, le galline faranno spawnare un'uova all'interno del hopper e cadrà precisamente nella cassa. Ora aspettiamo un secondo che le galline producono un uovo, per far vedere a voi il vero funzionamento della lampada. Ma ragazzi, è a vostra scelta se volete metterlo oppure no. Io l'ho messo sempre per una cosa in più. Comunque ragazzi, dopo spiegato il funzionamento, andremo a costruire la farm insieme in tutti i passaggi. Comunque ragazzi, i materiali sono semplici, basta solo un comparatore, due repeater, 3, 4, 5 pezzettini di redstone, 5 pezzettini di redstone, una cassa, 2, 3 hopper, e un dispenser, 3 repeater, che c'è anche il repeater per la lampada di pietra rossa, se volete metterla oppure meno. Io l'ho messa per una cosa in più. Ma ragazzi, che altro? Un secchierino di lava, vetro e blocchi per metterli sotto, per far alzare la farm. Poi se volete metterla a livello terra non c'è nessun problema, lo mettete, non cambierà la sua efficienza. Comunque ragazzi, dopo avervi spiegato tutti i materiali che servono, andiamo a vedere nella cassa e ci sono due uova. Questo perché la lampada era spenta. Ora prendiamo le uova, andiamo a inserire nel dispenser, anche se ci ho buttato anche un pezzettino di slab, non fa niente. Comunque ragazzi, la farm in sé per sé è completa, non ci manca niente. Quello che volevo dirvi, qui vi conviene metterci una doppia cassa con altre casse sotto, sempre con sistema di hopper, tutte varie cose, perché questa farm ragazzi produrrà un botto. Ragazzi, produrrà un botto. Vabbè ragazzi, allora ora vi mostro quello che serve. La facciamo qui davanti. Sì, va bene qui davanti.
Allora, slab ci servono. La pietra liscia, beh, per costruire, io la faccio sempre sopraelevata. Comunque questi fulmini stanno facendo un bordello. Mi sa che devo aspettare, però, scialla. Prendiamo, ragazzi, attenzione, il dispenser. Pietra rossa. Repeater. E una cassa. Allora, ragazzi, prendiamo e mettiamo il dispenser qua sopra con una slab. Poi mettiamo la cassa qui sotto con due hopper. No, ragazzi, mi sa che devo aspettare perché questi fulmini fanno un bordello della Madonna. No, mi sa che devo aspettare, raga. C'ho una sfiga io incredibile comunque. Comunque mettiamo ai quattro lati vetro. Saliamo di un altro livello e possiamo già chiudere il tutto. Mi raccomando, dietro. Già la parte di sotto è completata. Ora facciamo un 3x3 con un comparatore, un repeater davanti al comparatore e un altro repeater a fianco al comparatore. Mettiamo un pezzettino di pietra qui con un altro che va di fronte all'hopper. Qui dovevo mettere il solito repeater per appoggiarci la lampada di pietra rossa, la metteremo infine. Poi mettiamo tutta la pietra rossa qui intorno per far attivare il loop. Ora ve lo faccio vedere dall'alto per farvi avere un'idea più chiara. Qui c'è il dispenser, comparator, repeater, repeater e torcia rossa intorno. Poi ragazzi, qui mi stavo dimenticando già. Comunque ragazzi, questa roba non serve più. Quindi non così. La possiamo anche togliere. Comunque è un disagio sta. Questa è una tempesta, raga. Ok. Meccanismo lo attiviamo. Prendiamo un secchiellino di lava. Mettiamolo qui, ragazzi, qui sotto. Andiamo a prendere le slab. Mettiamo qui sopra. Ora prendiamo, ragazzi, le gallinelle. E andiamo a inserire qui dentro. Già raggiunto il numero massimo? Sì. Va bene. Ecco, già stanno facendo un bordello. Uccido. Vabbè. Ora prendiamo le uova per semplificare un po', cioè per velocizzare un po' il tutto. Inseriamo delle uova qui dentro. Ecco qui. Allora. Come vedete, il dispenser si attiva il loop. Va in loop. Il dispenser spara le uova contro il vetro. E purtroppo, ragazzi, nella modalità in cui sono settato ora non spawnano. Però in sopravvivenza oppure nella modalità facile spawneranno sicuro, andando lì si sta bruciando tutto. Va bene, comunque, ragazzi, allora, sotto il temporale, no, sotto il sole del riccione, ragazzi, sotto il temporale di Minecraft è qui da Dark Gold è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale, ragazzi. Poi fatemi sapere nei commenti se volete anche il design. Fulmine, stai calmo. Comunque, il design della farm in sé per sé. Se lo volete oppure no. Comunque, devo risolvere questo fatto nei mob. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti.